Io chiedo due cose scusandomi che non sono di mestiere, non sono un economista e faccio molta fatica a seguire le belle relazioni, le interessanti relazioni che stamattina sono state fatte. Due domande voglio fare, una all'ultimo intervenuto ed è questa. Quando ho analizzato le crisi a partire dalla fine dell'Ottocento e ha esaminato le risposte, le analisi che vengono date a questa crisi, dice alcune vengono esaminate con la metodologia classica marxista della caduta tendenziale del saldo di profitto. Poi ha individuato altre spiegazioni delle analisi, come per esempio quella keynesiana. Ecco, io non so, sono molto, molto perplesso di chiedere questo, ma non credo che ci sia, come dire, conflitto, che possano coesistere, cioè la spiegazione keynesiana non esclude che esista anche la caduta del saldo di profitto. È così anche nelle crisi più recenti. E questa è una questione. Quindi credo che la teoria classica seguiti ad avere una sua forza nell'interpretazione delle crisi. L'altra questione è la questione dell'euro e del fatto che mi è sembrato si dia per scontato che comunque l'euro crollerà nella forma che ci saranno due zone euro, l'Europa forte e l'Europa debole, l'Italia, il Portogallo, la Spagna, eccetera. Ecco, se questo corrisponde a una situazione reale, se questo ha un fatto che ha buone probabilità di realizzarsi, perché insistiamo a dire che l'euro è stato un errore, però dall'euro non possiamo uscire? Ma questa distinzione fra l'euro forte e l'euro debole, fra l'euro, diciamo così, dell'Europa del Nord e l'euro mediterraneo, non potrebbe consentire agli stati mediterranei di uscire dall'euro e sostituirlo con una loro moneta comune, questa volta comune e non unica? È una domanda forse anche ingenua, ecco, non probabilmente ingenua, ma che mi viene spontanea. Grazie molto. Ok, raccolgo, c'è il microfono, quindi se ci sono altri interventi, prego. Cerchiamo di stare entro i due minuti. No, volevo chiedere agli esperti che cosa pensavano del recente inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, se è una cosa sciagurata e disgraziata che insomma i nostri partiti ci hanno regalato, oppure non è così, non c'è così da panicare come alcuni, perché il Partito Democratico Americano mi sembra che stia tornando sui suoi passi dopo aver sentito il parere dei premi Nobel. E poi, non so se è tanto pertinente, se avete mai sentito parlare del modello della decrescita felice, che mi sembra che metta proprio in discussione un assioma che è la crescita, l'aumento del PIL come criterio per valutare lo stato di benessere della società, può essere messo in discussione per un modello appunto tipo quello della decrescita. Se non c'è nessuno, io vorrei fare una piccola domanda in particolare a Klaus Busch, ma mi piacerebbe che rispondessero anche Christian e Riccardo su questa cosa. Mi pare che c'è molta attesa per ciò che accadrà in Francia. Ultimamente abbiamo avuto modo di discutere anche con Fassina, che è appunto responsabile economico del PD, e anche per la sinistra italiana, così come per Klaus Busch e dunque per un pezzo del sindacato tedesco, il problema sia invertire la rotta sulla dimensione politica degli stati. Quindi si potrà fare qualcosa quando Hollande vince in Francia, quando c'è un passaggio in Germania e a quel punto anche in Italia. Solo rompendo l'egemonia neoliberale della Merkel sul terreno politico si può fare un passaggio. Io temo che questo elemento, che è assolutamente importante e fondamentale,
fondamentale, non, insomma è indiscutibile che se c'è un passaggio di politico grosso a partire dalla Francia si può riaprire la discussione, non sia risolutivo se qualcosa di analogo, cioè se un'inversione di tendenza non accade sul terreno sindacale, e le notizie che ci dava Klaus Busch sulle resistenze della CES sono notizie a mio avviso inquietanti, cioè che parlano del, o meglio, le notizie che ci dava Busch sull'atteggiamento dei metalmeccanici tedeschi o dei chimici in Germania, che accolgono positivamente le politiche della Merkel perché sono delle politiche che continuano a sostenere il primato esportativo della Germania, come si diceva Christian, un euro misurato interamente sulla dimensione esportativa della Germania. Ecco, se non interviene un processo, noi qua in Italia stiamo provando a fare la nostra parte, se non interviene un processo però che dispone movimenti sociali e forze sindacali su un terreno appunto europeista ma alternativo, radicalmente alternativo, temo che la vicenda Hollande, poi la Francia, la Germania e così via possano essere insufficienti. In qualche modo l'impasse di Obama ci parla anche di questa difficoltà della politica rispetto al primato, la dittatura commissaria della finanza. Ecco, quindi mi piacerebbe capire qual è il dibattito in Germania su questo, ma poi chiaramente interrogo su questi punti anche Christian e Riccardo, se hanno voglia di rispondere anche su questo. Se non ci sono altri interventi passerei la parola a loro, magari per delle brevi repliche. Ah no, ce n'è un altro? Meno sulla scorta della sollecitazione della persona che mi ha preceduta. In realtà un esempio in embrione di un euro a più velocità in Europa c'è già, ed è il caso dell'introduzione dell'euro in quello che è il blocco degli ex paesi socialisti, la Slovacchia, l'ex Repubblica Ceca, tutti quei paesi, che la stessa Ungheria in qualche maniera. La domanda che io mi faccio è: l'introduzione di un sistema del genere, che appunto prevederebbe lo stesso euro ma con una capacità di contrattualizzazione diversa, cosa produce in termini di mercato? Cioè l'Italia che cosa diventa? Diventa lo Stato dove in pratica si acquistano quelli che si chiamano i beni del sistema sociale, come è accaduto in quei paesi? Diventa il luogo dell'esportazione delle subforniture? Perché credo che questo poi determini quello che è il modello italiano per i prossimi 20 anni e il destino dei lavoratori e dei soggetti coinvolti. Allora propongo un giro di repliche, non so in che ordine, se vuole lo stesso ordine d'inizio, quindi passiamo la parola a Klaus Busch. Diciamo 5 minutes. I think for me it's very easy to answer. Regarding the question of two eurozones, I would say that this is not a solution, that we also would have a lot of adjustment problems when trying to introduce these two zones. And having these two zones, all the problems I mentioned have to be solved also. That is a question of a common state within these zones, a common welfare state policy, a coordinated wage policy, and so forth. So, I think these are the political important questions, and they will be still on the agenda when having two eurozones. And so I think coming back to these big adjustment problems when giving up the eurozone, I would prefer a solution to reform the eurozone by
these 5 points I mentioned in my presentation. And regarding the political situation, for me it's the only hope that we will have in France a new political situation with the socialist in office, and in Germany a red-green government. On this basis we will have a lot of windows of opportunities I think in Europe, and this is the only hope I have at the moment. And I think that this would also have a reflection in European trade union movements. And with these new opportunities regarding growth policy, regarding interest policy, regarding economic European government, we would also have a new situation in European trade union movement vis-à-vis these questions. And the other thing I think it's very important is that we must have a lot of social unrest in the southern part of Europe, in Greece, in Portugal, in Spain, in Italy, to be in a position in an order to pressure for change in France and in Germany. Thank you.